nuova puntata di Fuori dal Coro. Come vedete, accanto a me c'è sempre Gbibbo e questa è una puntata speciale perché insomma abbiamo sofferto con questa nuova questa partita con l'Empoli. Beh, insomma, Gbibbo questa volta però ha portato fortuna, abbiamo sfatato questo mito di quest'Empoli imbattibile, perché il campo di Empoli è stato sempre un po' ostico, era la bestia nera del Napoli. Hai lavorato bene questa settimana? Buonasera a tutti amici tifosi del Napoli, sì, ho lavorato bene. Il Napoli ha giocato bene nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è lasciato un bandare, ma ne parleremo nel corso della trasmissione. Cosa parleremo oggi? Hai ragione, Gbibbo. Di cosa parleremo oggi? Ma io direi di mandare subito la scheda introduttiva ancora prima di andare a presentare gli ospiti di questa sera. Quindi un po' di suspense, prego la regia di preparare la scheda, ci ritroviamo fra pochissimo dopo la scheda. Napoli dà due facce quello di Empoli. Quella del primo tempo con un super attacco, un Mertens croce delizia che sbaglia il rigore ma reagisce da campione non sbagliando più nulla. Un Insigne splendida forma che invece mette in rete il pallone sbloccando la gara, raddoppia con un secondo rigore e rientra a difendere quando necessario. Ed è questo un Napoli da tre punti. Completamente diverso il secondo tempo, dove gli avversari segnano su rigore punizione e la voce dell'ex si fa sentire anche fra le linee toscane, quando dopo il tiro in porta Reina sfiora la palla ma non riesce a toglierla dalla rete, ed è rimonta per i padroni di casa. Fra un Ghoulam impreciso, un Isai stanco, l'ingresso di Diawara che spegne il centrocampo azzurro, Giaccherini, Milik e un Callejon poco brillante riesce invece a brillare Allan, che torna a combattere in campo recuperando palle e filtrando passaggi in avanti. Ma alla fine si vince ad Empoli, pur soffrendo, e si sfata il mito. Si torna a casa con tre punti ed Empoli non è più bestia nera, è stata ammansita dagli azzurri nonostante un Sarri preoccupato per l'orario. Ora pausa nazionale. Ci aspetta la triste domenica senza Napoli in attesa della doppia importantissima sfida in casa con i bianconeri. Beh, insomma, Gbibbo è andato via ora, sono rimasta sola nell'inquadratura, però direi che andrò a presentare subito gli ospiti di questa sera perché abbiamo veramente un parterre eccezionale. È venuto a trovarci un caro amico, ex azzurro, mister, insomma un esperto di calcio. Chi meglio di lui può accompagnarci nell'analisi di questa partita con l'Empoli? Antonio Carannante. Buonasera. Ed è tornato a trovarci un altro caro amico, lui è giornalista di Radio Amore e Radio Punto Nuovo, bravissimo anche lui, insomma segue sempre il Napoli, Claudio Zelli. Complimenti eccessivi, ma buonasera a tutti e grazie Delia. Ma è vero, perché io sono fortunata ad avere un parterre come voi questa sera. Ed è tornato a trovarci anche Mauro Guerrera, giornalista di 100% Napoli, lui è l'uomo delle statistiche, Mauro, tu sei l'uomo dei numeri, ci porti sempre insomma alle analisi precise, numeriche, quindi insomma è il tuo apporto anche questa sera. È utile, utilissimo direi. E questa sera alla postazione Facebook c'è Alessandro Guerrera, e lui collabora con 100% Napoli, quindi questa sera potete interagire con noi tramite la pagina di 100% Napoli e la pagina di Capri Event, che vi invito a seguire sempre, a cliccare mi piace perché abbiamo bisogno di farla crescere, quindi aiutateci anche voi da casa. Ma io direi di entrare subito nel vivo della discussione. Quest'Empoli, insomma, come ho detto anche nella scheda introduttiva, l'abbiamo detto fino all'inizio, è stata bestia nera per il Napoli, una partita un po' particolare, perché abbiamo iniziato con un primo tempo strepitoso, direi, insomma, tre gol, e poi il secondo tempo si cambia. Insomma, Carannante, Antonio, come l'hai vista tu questa partita da tecnico? È un Napoli forse da due facce, io l'ho definito così anche nella scheda che abbiamo preparato, abbiamo definito il Napoli a due facce, perché nel diciamo primo che tempo... queste partite di solito il Napoli prende un po' sotto campo, invece la partenza era ottima, perché poi un primo tempo è stato strepitoso. Il secondo tempo ci sarà stato anche un calo, ma penso mentale più che fisico, dove c'è la partita può succedere, però non deve succedere perché una squadra deve anche essere brava a gestire i risultati. È un Napoli che come molla ha dei problemi, che non è che è la prima volta che lo fa. Sappiamo che altre partite, quando voleva un po', ha giocato sotto gamba, ha avuto dei problemi. E, però domenica è un po' esagerato, perché secondo me anche non abbiamo proprio giocato, dopo ha fatto una partita, un primo tempo strepitoso, non capisco perché possiamo gestire un po' meglio il primo tempo, ma gestire anche meglio il secondo tempo. Questo non so
da cosa deriva, non so se quindi l'orario. Quindi risparmio anche di energie, forse troppo nel primo tempo, mentre invece dovevamo guarda, occuparsene. Io dico sempre la mia idea, a volte tu, noi diciamo sempre l'allenatore, sono i giocatori che devono essere bravi in campo a sapere i tempi, i momenti, quando puoi, quando devi, perché comunque è una partita chiusa 3-0, bisogna gestirla bene, non rischiarla in quel modo che poi dopo fai un 3-3 che ci poteva anche stare il 3-3, attenzione, certo. Giocando in quel modo. Però sono esperienze che servono a tutti quanti. E beh, tu che hai fatto sia il calciatore che l'allenatore, dopo insomma ci darai anche la tua analisi più precisa, sì, da entrambe le parti. Sì. Però Claudio Zelli, non so se hai visto, noi abbiamo mandato dalla regia a Napoli a due facce, tu sei d'accordo? Sì, io riflettevo oggi su una statistica, perché il Napoli ha subito dei 50 e oltre i gol che ha subito quest'anno, mi pare 51, ma 36 nei secondi tempi. Ma noi infatti abbiamo anche questa statistica, l'ha preparata Mauro Guerrera questa statistica, quindi la regia in particolare, spero abbiamo, appunto, sono 30, però di questi 36, Mauro, circa 15 hanno poi condizionato il risultato del Napoli, nel senso che negli altri i gol che il Napoli ha subito, come quelli di Empoli, poi non hanno influito sul risultato. Quello che io ascolto sempre in generale con grande attenzione chi il calcio l'ha giocato, oltre che ora un gran, insomma, anche allenatore come Antonio, perché per chi tende a raccontare questo sport e non l'ha vissuto in prima persona, francamente poi è difficilmente comprensibile, sono difficilmente comprensibili situazioni come quella di Empoli. È chiaro che il Napoli, come ha giustamente ricordato Antonio, è una squadra che fa fatica per come è strutturata a gestire il risultato, è una squadra che deve andare sempre a mille per tentare poi di insomma, portare a casa il risultato. Quando questa squadra è chiamata, perché poi insomma, nel calcio ci sono delle situazioni in cui bisogna leggermente tirare il fiato, soprattutto per stagioni lunghe e lunghissime come quelle attuali, dove del resto il Napoli è impegnato, anzi era impegnato fino a qualche tempo fa su tre fronti, poi gestire le energie diventa di fondamentale importanza per una squadra che tende ad acquisire obiettivi importanti, soprattutto per una squadra poi come il Napoli, dove Sarri fa un turnover ragionato ma utilizza 14, 15, massimo 18 giocatori, non di più. È chiaro che da questo punto di vista è un ulteriore step di crescita che il Napoli deve fare e ci auguriamo possa farlo. Ora però quanto questo poi dipenda dalle caratteristiche del gioco del Napoli e dall'allenatore, quanto invece possa dipendere dal fatto che il Napoli è una squadra tra virgolette rampante, cioè fatto di giovani che vogliono mettersi in mostra ma con pochi giocatori anche magari un po' avanti con gli anni che hanno quell'esperienza per gestire poi il risultato, questo secondo me è un aspetto su cui bisogna riflettere, perché avendo magari qualche giocatore più esperto in certe condizioni si potrebbe tentare magari di essere meno bello ma più pratico, insomma una squadra meno bella ma più pragmatica. Ma poi l'analizzeremo un po', faremo anche il focus su dei giocatori in particolare. Mauro, invece tu insomma chiudiamo questo giro, questo Napoli con l'Empoli, questo Napoli a due facce l'abbiamo chiamato. Sì, io vorrei partire dal discorso dei 36 gol subiti nel secondo tempo, sì, perché secondo me il nocciolo della questione è tutto lì. Di questi 36 gol, addirittura ben 14 presi nei primi 15 minuti del secondo tempo. Significa che durante l'intervallo è come se ci fosse una camomilla, forse. Una sorta di camomilla, diciamo così, no, vabbè, questo no. Però comunque come se avessero una sorta di appagamento mentale. E quindi scendono in campo leggermente più, tra virgolette, distratti. Infatti anche Hamsik ha sottolineato dopo la partita con l'Empoli che l'Empoli è scesa più cattiva nel secondo tempo. Ecco, nell'intervallo il Napoli ha subito questo appagamento da notevole vantaggio, che 3-0 comunque garantiva una certa tranquillità, e poi penso che Antonio questo può insegnare, una volta che scende in campo con un certo approccio mentale, recuperarlo durante la partita con l'aumentare della stanchezza fisica per i 90 minuti, poi è difficile ritornare in partita come sei entrato nel primo tempo. Che poi tu tra l'altro hai fatto anche un'altra statistica speciale, quella delle rimonte, giusto? Anzi, sì, prego la regia se è pronta l'immagine. Cosa hai analizzato? Raccontaselo. No, ho notato che il Napoli difficilmente riesce a recuperare il risultato quando va sotto, e questo potrebbe anche essere forse un limite mentale sul quale lavorare. Questa è la cosa più preoccupante. Eccola qui, la stiamo vedendo. Perché ad esempio il Napoli solo in 7 casi è riuscito a completare la rimonta, però tante volte, come vediamo con Pescara e con Palermo, totale nel senso che non ha perso la partita. Invece, anche se io, scusate, leggevo una...
Sempre, insomma, sono dati sempre particolarmente interessanti questi, no? Anche se poi dopo dipende anche poi dal tipo di squadra, da come è costruita una squadra, no? Perché poi questi dati vanno comunque interpretati. Ad esempio l'Atalanta, ne metto altra carne a cuocere, che è una squadra che sicuramente sta facendo un campionato abbastanza decisivo, cioè molto bello onestamente, no? Sul piano dei risultati del gioco. È una squadra che ad esempio, contrariamente a quanto si possa pensare dalle statistiche, una squadra, forse una delle squadre che corre meno in Serie A, per farti capire che insomma, i dati vanno sempre interpretati. Il Napoli però ha recuperato, se non mi sbaglio, ben 8 punti da situazioni di svantaggio, cioè segnando 15 gol nei secondi tempi. Leggevo anche questa statistica oggi, che ad integrazione insomma va detto. Però i numeri, e su questo poi voglio anche, insomma, secondo me è interessante anche capire, Delia, il parere di chi è il calcio ha giocato, più che noi tendiamo di raccontarlo, vanno certo. Comunque, lasciano, sì, sono indicativi, però penso che poi vanno anche contestualizzati, no? Perché giustamente Mauro diceva che il Napoli era già sul 3-0, quindi un rilassamento ci può anche stare. Per esempio, per me è più preoccupante, tra virgolette, quello che è successo con il Real Madrid. Infatti la statistica, i due gol dell'Empoli non li ho considerati, perché neanche come parziale, perché l'Empoli si è fatto due gol, ma non è che ha strappato punti al Napoli. Però io riguardo... Quelle rimonte, e anche le rimonte subite, diciamo... Le ho analizzate, quelle che hanno tolto punti a Napoli, come nel caso, come dicevi tu, del Real Madrid, come nel caso della Juventus in Coppa Italia, che eravamo in vantaggio di un gol, abbiamo subiti tre nel secondo tempo. Real Madrid andata, Real Madrid al ritorno, partiamo da 1-0 e andiamo sotto. Mentre invece di contro non siamo riusciti a recuperare, quando siamo andati sotto con la Juventus in Coppa Italia, in campionato, il 2-1 non siamo riusciti a recuperarlo più. È successo nel Real Madrid, è successo con l'Atalanta, è successo anche con la Roma, con l'Atalanta due volte, andata e ritorno. Quindi come se ci fosse una piccola difficoltà del Napoli sulla quale lavorare, perché nel momento in cui riuscisse a colmare anche questa piccola lacuna, secondo me sarebbe un ulteriore passettino verso un qualcosa di più importante. Allora, poi sentiamo anche cosa pensa il pubblico da casa, perché noi abbiamo preparato una statistica, però io prima ancora di vedere un po' cosa pensa il pubblico dei social, io vorrei mettermi in collegamento, perché c'è un collegamento un po' speciale questa sera, siamo in collegamento con Antonio Grilletto. Antonio Grilletto, dove ti trovi? Buonasera Delia, ci troviamo in un posto incantevole ed è un collegamento veramente speciale, perché questo collegamento coniuga sia la tua bellezza ma sia la bontà del luogo nel quale ci troviamo. Siamo nell'antica pasticceria Carraturo, con sede a Porta Capuana, che ha sede qui dal 1837, e siamo con Ulderico, che subito passo a presentarti, perché contestualizzeremo anche la location che c'entra con il calcio e lo saprete da qui a poco. Buonasera Ulderico. Buonasera a tutti, buonasera Antonio e buonasera allo studio. Qua teniamo su questo tavolo meraviglioso delle zeppole, perché siamo ancora in clima di San Giuseppe. Qui nello studio vogliono i dolci, cosa seria, come Antonio. Dice. Sì, abbiamo le sfogliatelle che hanno reso famoso Carraturo in tutto il mondo, ma abbiamo una chicca, un dolce per la partita Napoli-Juve. Allora. Antonio Carrannante, dopo vi aspettiamo tutti quanti qui, già si sta facendo una folla fuori il locale, che ci prenderanno dopo letteralmente d'assalto. Ma ti volevo presentare una chicca, un qualche cosa che ha a che fare con la religione, con San Gennaro e con la prossima partita di Napoli-Juve, un dolce particolare. Di che si tratta, Alderico? Niente, abbiamo ideato questo dolce che la mitra, riprende un po' la mitra del cappello di San Gennaro, e si chiama Faccia Gialla, appunto proprio per ricordare il santo che viene chiamato dai napoletani, appunto Faccia Gialla. Ed è un dolce ideato a quattro mani, o meglio a otto mani, con altre tre persone. Quindi ideato da me, da Francesco Andoli, che oggi è uno dei massimi esperti di San Gennaro, il proprietario di Cantina Stroni, Gerardo Ternazzano, e il presidente dell'AES Campania, che voglio dire ha collaborato e ha fatto sì che venisse inserito all'interno del dolce il vino. Infatti questo qui è il fatto di pasta sfoglia, all'interno c'è la crema gialla per ricordare appunto il faccia gialla di San Gennaro, e ha delle fragoline lasciate a macerare nel vino, nel piedi rosso, quindi tipico dei Campi Flegrei, in modo da avere anche quel tocco del sangue che, come sappiamo, vuole il miracolo, appunto, che venga, si sciolga il sangue, quindi ci sia questa fuoriuscita del rosso all'interno del dolce per ricordare un po' il miracolo.
E ne sono appena tre, Delia, come puoi vedere dalla questa portata, quindi ogni dolce rappresenta una rete del Napoli. Come prima partita mi sembra che gli auspici siano buoni, che ne dici? Eh beh, direi proprio di sì. Guarda che qui dallo studio, non so se voi riuscite ad ascoltarci, ma Antonio Garannante sta dicendo che praticamente vi vuole raggiungere quanto prima possibile, quindi appena finita la trasmissione noi corriamo lì. Noi vi aspettiamo dopo, vi aspettiamo. Poi volevo dirti che qua festeggiamo un evento nell'evento, perché come ti dicevo, 1837 Carraturo spegne 180 candeline. Immagina che tutto nacque per caso agli inizi del 1800 da Casamarciano, quando un giovane Pietro, mentre guardava dei tacchini in un'aia, in un pollaio, corse in aiuto a un signore che trasportava legna per i pasticcieri napoletani e che rimase appunto con il calesse in un fosso con la ruota rotta. Questo Pietro, guardiano di questi tacchini, corse in aiuto per il suo altruismo e il proprietario del calesse disse: ti devo fare un regalo, ti devo portare a Napoli e ti farò lavorare. Questa promessa si è trasformata così, è stato, e nel 1837 sotto l'arco di Porta Capuana nasce Carraturo. E qui siamo alla quinta generazione con Ulderico, è vero? Esatto, come dicevi tu, nel 1837 il mio trisavolo, quindi il nonno di mio nonno, la quinta generazione precedente alla mia, venne qui a Napoli, a Porta Capuana, e come garzone in una pasticceria. Poi nel 1837 aprì una sua pasticceria e da lì Pietro, poi Vincenzo, poi Alfredo, poi Guido, la quarta generazione, e poi io e mio fratello Alessandro, che rappresentiamo la quinta generazione, in attesa di una sesta che in realtà sta anche arrivando, e vedremo se continueranno anche loro la tradizione napoletana della pasticceria. Ecco, dovete sapere che Ulderico si è sposato il 7 gennaio scorso e la moglie è già in dolce attesa, e guardiamo alla sesta generazione. Beh, se allora mi consenti un altro auguri. Minutino... Grazie, auguri dallo studio. Se mi consenti un'altra chicca, il 24 ricorre la giornata europea del gelato artigianale, che, a cui Ulderico... Anche questo ci interessa, e Ulderico praticamente fa parte del comitato gelatieri, sei nazioni aderenti ad Arte Glass, il cui presidente Bonocore è Di Capri. E guardate qua che si sono inventati per quell'occasione: gli artigiani del cuore antico di Napoli, che fanno capo alla Rerum Novarum, parliamo di Pietro De Sarno, ha inventato il cono di cuoio, dalla sua manualità, dalla sua genialità, perché il gelato passa, il gusto non si può trattenere, ma il cadeau che adotteranno i gelatieri europei è proprio un cono che recherà questa celebrazione. Quindi, come vedi, la trasmissione è prettamente in tema. Assolutamente sì, e anzi vi dico già da ora, non so se voi rimanete ancora lì in collegamento con noi, perché dopo sì, vogliamo noi sapere... rimarremo per un altro collegamento. Perfetto, perfetto. Allora dopo ci dovete dire che dolci preparate per me, Antonio Garannante, non so se anche Claudio Zelli e Mauro si aggregano al gruppo, facci sapere un po' cosa possiamo trovare lì. Noi siamo tutti idealmente con voi, ripeto, tra la tua bellezza, il sapore e gli aromi qua è una tortura completa, speriamo che riusciremo a fare il secondo collegamento indenne. A voi studio. Ma grazie ad Antonio Grilletto e grazie alla pasticceria Carraturo. Beh, insomma, dopo questa piccola chicca dolce, noi torniamo a parlare nello specifico del nostro Napoli. E insomma, parlavamo di questa partita a due facce, insomma, riprendiamo un po' il filo del discorso. E noi abbiamo fatto anche un sondaggio, giusto Alessandro? Dove l'abbiamo fatto e cosa hanno risposto il nostro pubblico, quello che ci segue sui social? Sì, Delia, c'è stato un sondaggio lanciato dai giornalisti di 100% Napoli riguardo ai gol subiti nel secondo tempo da parte del Napoli. E tra le opzioni c'erano una sindrome di appagamento che colpisce solitamente i calciatori del Napoli nella seconda frazione di gioco delle partite, un calo fisico ed un calo di concentrazione. Cosa dicono da casa? Da casa hanno risposto in tanti, e il 62% crede che la causa di questo calo sia un appagamento dovuto al vantaggio che Napoli ha acquisito durante la partita di Empoli, ma anche durante altre partite già giocate quest'anno, mentre invece il 23% crede che sia un calo fisico e il 15% invece un calo di concentrazione. Beh, voi
cosa ne pensate più o meno? Ma io sull'aspetto fisico, poi ma è anche interessante per sapere quello che ne pensa Antonio, e anche Mauro ovviamente, però non credo tanto che sia una questione fisica, perché il Napoli poi tutto sommato sul piano fisico mi sembra abbastanza in palla, poi per la verità è anche una squadra abbastanza giovane, soprattutto in mediana. Certo. Alan per esempio mi sembra uno dei migliori, come tu hai ricordato nella scheda. Certo, qualche giocatore un po' in calo c'è, ad esempio Caion, non mi sembra il Caion dei tempi migliori, però in generale io penso che sia una questione più che altro di concentrazione nel caso specifico, e più che altro il fatto che questa squadra, torna a ripetere, è costretta ad andare sempre a mille sul piano del gioco, perché quando non riesce a gestire le gare, perché non è nel suo DNA questo, cioè una squadra che deve sempre stare nella metà campo avversaria per tentare più che altro di allontanare insomma gli avversari dalla propria metà campo, cioè non è da questo punto di vista una squadra, francamente non mi sembra ancora matura per puntare allo scudetto, perché in queste circostanze ad esempio la Juve di questi anni, ma anche ad esempio che ne so il Milan di Capello, per ricordare insomma le squadre che hanno vinto a lungo, avevano qualche magari erano anche sul piano spettacolare certamente inferiori al Napoli, però erano, mi sembrano più smaliziate, diciamo così, più furbe, più pratiche, più pragmatiche. Da questo punto di vista il Napoli è maturare. Temo però che siccome questa è una squadra costruita in questo modo, fatico a pensare che possa cambiare da questo punto di vista in maniera poi così decisiva nel tempo. Io volevo sentire anche Antonio Carannante. Io sto ascoltando. Sì, infatti. Anche le statistiche sono molto brave, perché ho visto anche una bella preparazione. Però diciamo che il Napoli viene anche da una partita a Madrid che è come c'era un'energia molto, molto... Certo. Uno stress fondamentale. Emotivo anche, immagino, sì. Comunque una... Però hanno ragione, quando dicono di questa situazione, che ma io lì vedo più una questione di singolo calciatore, quindi a volte bisogna anche prendere responsabilità, non solo, è vero che l'allenatore decide un suo tipo di gioco, è giusto che fare un gioco che diverte, è una squadra che Napoli gioca, però a volte il giocatore è importante e fondamentale sapere anche il momento che non bisogna prendere gol, perché come sappiamo certo. Le squadre che si vincono sono le squadre che più di tutto non prendono gol. Dopo approfondiremo anche la questione della difesa, però io in questo frangente farei una menzione a Mertens che sbaglia il rigore subito all'inizio del primo tempo, però diciamo dopo il rigore sbagliato reagisce da campione e non ne sbaglia uno, insomma è una serie di passaggi buoni, poi riesce comunque a segnare, quindi rivendica questo errore. E cosa ne pensi Antonio Carannante di questo calciatore, tu che poi alcuni, dopo infatti voglio sentire anche qualcosa su Insigne, perché tu che li conosci bene poi da calciatore, insomma, guarda, che giudizio daresti a un calciatore così che in questo momento sta anche facendo tantissimi gol, ha superato addirittura Gonzalo Higuaín che è stato l'uomo record l'anno scorso, quest'anno Mertens in questo momento è anche sopra la classifica dei marcatori, è diventato un giocatore immarcabile perché ha una rapidità e velocità incredibile. Poi da quando abbiamo in panchina due attaccanti che secondo me il presidente dice non lo prendeva Paoletti se lui si svegliava un poco prima, perché ha fatto male Milik, che abbiamo detto no, prima manca l'attaccante, adesso che lui ha trovato questo ruolo che gli riesce a far gol dentro le posizioni, è un giocatore che penso che sia l'attaccante che l'anno prossimo in Napoli già l'ha messo sul mercato, sì, perché già è stato blindato con una Cavani, adesso è lui che sarà. Comunque a me piace molto perché è un giocatore che non è facile da marcare. Poi secondo me ha carattere Mertens è molta uno personalità, di sì, ha molto carattere, molta personalità, molto, molto. È uno che anche, non ci dimentichiamo che lui fino all'anno scorso era uno che giocava un quarto d'ora, 20 minuti e comunque ci riusciva a risolvere la partita. È uno che ha accettato la panchina, ha accettato certo. Di fare l'esterno, ha accettato di fare l'attaccante, e quindi è uno che a Napoli è un giocatore che per la squadra è... E si è rivelato anche una buona punta in questo momento. Un attaccante, però io centralmente non mi aspettavo che era così, certo. Così bravo, è riuscito a fare dei gol strepitosi. Alessandro, invece, a proposito dell'attacco, c'è qualche domanda del pubblico da casa? Sì, c'è una domanda per tutti i nostri ospiti ed riguarda proprio Mertens. In realtà sono due. La prima è: quale impatto può avere una sua cessione sulla squadra? E nel caso ci fosse la cessione, quale giocatore prendereste al suo posto?
Eh beh, già, quindi si parla di mercato, perché anche in bilico questa questione dei rinnovi, quello di Mertens, quello di Insigne, sembra che i due si altalenano nella... nella... Penso se Insigne alla fine non ci sarà nessun problema, resterà Insigne... tranquillamente a Napoli. Eh beh, Insigne me... ha dichiarato di voler rimanere, sì, io ho sì, sentito il procuratore di Insigne... Insigne preoccupato della reazione del presidente. No, ma secondo me che dalla parte di Insigne c'è l'età, che è decisamente giovane, quindi deve ancora raggiungere il pieno della maturità. Qualche piccolo dubbio magari ci potrebbe essere su Mertens se non dovesse rinnovare, che poi andrebbe in scadenza nel 2018, scusami. Certo, ragione quindi... per cui si rischierebbe di perderlo a gennaio a parametro zero. Quindi se non dovesse rinnovare, forse dovremmo entrare anche nell'ottica che Mertens a giugno potrebbe andare via. Però sono sempre ipotesi. Mi auguro che rinnovi perché, come diceva giustamente Antonio, è stato l'arma in più del Napoli quest'anno, che ha risolto un problema non da poco, la sostituzione prima di Higuain, certo, che è andato via, poi di Milik che si è infortunato, quindi ha salvato veramente il Napoli quest'anno Mertens. Poi tra l'altro prendere... anche il ritiro l'aveva già provato come... Sì, qualche esperimento genere l'ha fatto. Questo nome che poi in realtà... Però Mertens è tecnicamente fortissimo, però è lì in mezzo, centravanti, tante volte fisico e... è di un'utilità non indifferente, quindi anche per quello ha sorpreso tutti, perché magari fosse piccolino è riuscito ugualmente a farsi rispettare in area di rigore. Però il problema è veramente sostituirlo se dovesse andare via, perché un giocatore come Mertens penso che in giro ce ne siano pochissimi. E beh, insomma, effettivamente è difficile sostituirlo, no, Zelli? Ma io penso che l'unico difficilmente sostituibile in questo Napoli sia Sarri, perché diciamo lo stesso anche di Higuain l'anno scorso, ed effettivamente, perché Higuain era non soltanto un grande goleador, un giocatore anche fisicamente abbastanza prestante, ma soprattutto un centravanti in manovra, il vero regista offensivo del Napoli. Sarri all'inizio è stato già molto bravo a saper bene inserire Milik, perché come ha spiegato ha dovuto mutare leggermente il suo Napoli avvicinando gli esterni alla prima punta per facilitare l'inserimento del centravanti polacco. Poi è stato strepitoso nel valorizzare Mertens in questo ruolo, chiaramente il folletto belga ci ha messo ovviamente del suo. È chiaro che la questione dei contratti è certamente un tema particolarmente impegnativo per il Napoli, perché Insigne da quanto risulta, a parte che io francamente non è che sia così ottimista, perché da quello che ha detto oggi Insigne ai microfoni della Rai, dal ritiro della nazionale, non mi è sembrato insomma abbastanza vicino al rinnovo. La sua infatti intenzione... anche io ho sentito il procuratore, sono un po' di problemi, la situazione non è proprio la liscia. Sua intenzione, sì, ma anche io avevo... Vabbè, Insigne ci sta anche un altro anno in più, per sì, sì, no, ma c'è tempo, quindi... però Insigne... Perché Insigne scade nel 2019, quindi c'è un altro ragazzo anno in più. Il ragazzo è un po' scocciato in questo momento. Insigne aveva già fatto una proposta forse eccessiva in estate, che sì, veramente sarà rispedito al mittente. Ora le parti sono più vicine, ma non è che siano proprio vicinissime alla fumata bianca. Più complicata è la situazione di Mertens, perché è un calciatore che ha 30 anni, che ha l'ultimo contratto importante della sua vita. Mertens però insomma ha un'arma a doppio taglio, perché è chiaro che se va da un'altra parte può sicuramente spuntare un contratto magari sicuramente più cospicuo, però potrebbe avrebbe un anno in meno di contratto, perché De Laurentiis gli ha offerto circa 3 milioni di euro, che è già il doppio quasi di quello che prende adesso per 4 anni, ecco, per un giocatore di 30 anni non sono poco, ma soprattutto Mertens non, se va ad esempio in un top club europeo, che può essere, che ne so, Chelsea piuttosto che Manchester City o via discorrendo, secondo me difficilmente giocherebbe in quel ruolo dove sta giocando adesso nel Napoli. Quindi è anche una scelta di vita che lui deve fare e che penso in qualche modo farà attentamente, considerando poi che mi sembra essere un ragazzo anche molto insomma pacato e riflessivo da questo punto di vista. Certo è che, e chiudo, Mertens è sicuramente una risorsa, un valore aggiunto per questo Napoli, però ho l'impressione che la squadra, non tanto lui, ma la squadra stia assecondando i suoi movimenti da quando insomma è in questo ruolo, e fa fatica poi a passare ad un centravanti puro, come può giustamente capitare all'occorrenza, potrebbe servire tornare ad esempio ad un centravanti come Milik o Pavoletti, perché al di là insomma delle caratteristiche dei singoli ho l'impressione che la squadra ha cambiato gioco, non è facile ritornare al... giustamente non va a cross e cerca di andare con la palla dentro, quindi ha cambiato il gioco per avere ma è così per Mertens, sì, però io questo, scusa Pietro, questo che... Ne parliamo, a me non piace parlare, attenzione, una cosa più che mi dà fastidio parlare di ingaggi, sai, sentire, perché poi vorrei sapere, io compro un giocatore e poi non mi fa cose, mi danno i soldi dietro. A me dispiace solo che quasi costruisce il Napoli, comunque hai detto Mertens, ma
bisogna anche dire che questa società prende dei giocatori che sono dei giocatori normali e li fa diventare dei grandi campioni. Quindi la società Sarri, Mazzarri, eh? Questo però poi li rivende quando arrivano alle grandi chiacchi. Ma non è, attenzione, dobbiamo anche dire che noi che il Napoli vende, è il sistema che purtroppo, perché con tutto il rispetto, Insigne l'anno scorso ha fatto due anni fa, ha rinnovato un contratto e adesso giustamente sta facendo bene e subito si presentano. Poi arriva Mertens che fine l'anno scorso giocava e non giocava, adesso si parla di... allora dico, per fare il sistema del calcio, per tenere questa squadra ci vogliono soldi, ma soldi, tanti, tanti soldi. Sì, ma anche perché questo, il calcio è proprio un problema del calcio italiano. Non è facile presentare a lavorare. Questo non è un discorso molto molto interessante, lo riprenderemo subito dopo la pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo. Beh, siamo ritornati ovviamente qui anche durante la pubblicità, si continua a parlare di Napoli, però c'è in collegamento di nuovo Antonio Grilletto lì dalla pasticceria Carraturo. Antonio, allora che cosa ci hai preparato di buono? Cosa ci fate assaggiare dopo? Io purtroppo non ho preparato niente, ma è come se l'avessi preparato perché ne ho assaporato gli aromi. Vi ricordo sempre che siamo nell'antica pasticceria Carratura a Porta Capuana, pasticceria che spegne quest'anno 180 candeline dal 1837. Io volevo sottolineare, Delia, la generosità ancora una volta del popolo napoletano. Stiamo, purtroppo le immagini non riusciamo a mandarvele della postazione fissa, ma qua fuori c'è una calca di persone eccezionale e ho scoperto, forse Ulderico il titolare non ve lo dirà, che la sera qui i meno fortunati di noi, siamo nel cuore antico di Napoli, Porta Capuano, tantissimi senza tetto, vengono la sera non per trovare un tetto, perché il cuore di Ulderico non lo consente, altrimenti l'avrebbe fatto, ma praticamente vengono a gustare queste prelibatezze per sostenersi, e questa è un'opera meritoria, Ulderico. Sì, diciamo che è un po' di tempo che stiamo aiutando molto queste associazioni che si occupano delle persone un po' più disagiate, per cui quello che noi in realtà poi buttiamo quotidianamente, invece di buttarlo, che comunque uno spreco, sono comunque prodotti buoni da mangiare, li diamo a loro e poi ovviamente loro distribuiscono i pasti ai meno fortunati in modo da avere la possibilità di, voglio dire, avere qualcosa da mangiare. Certo, sono dolci, non è un pasto completo, però io direi è sempre qualcosa che possiamo regalare, se possiamo. Beh, guarda, io a volte sostituisco il pasto con i dolci, se proprio... lo vogliamo dire, sì, sì, lo, ne parlavamo in un'altra, una cosa che si fa, però quando poi si tratta di dolci buoni, beh, la tentazione è... c'è. Deli, anche il gelato, hanno detto i maggiori esperti, sì, sostituisce a pieno titolo un pasto completo. Volevamo esprimere un altro momento di solidarietà e di generosità, perché il tifoso napoletano, il popolo napoletano, si sa, è particolarmente generoso. E Ulderico, per affievolire, per addolcire un po' mister Allegri al ritorno di queste due trasferte che farà qua a Napoli, con il risultato che abbiamo detto per la prima partita, teniamo tre dolci di San Gennaro che faranno la loro opera, ha preparato due pastiere di grano e poi, per fargli ricordare la Pasqua, anche una colomba. Quindi i ventini non potranno tornarsene a malincuore, che è così. Sì, diciamo che questo è un po' l'omaggio che vorremmo dargli. Aspettiamo sempre dopo il risultato. Comunque tutto pronto per loro. Beh, noi dallo Delia, che ne dici? Un buon ritorno della Juve? Direi di sì. Gonzalo Higuaín, quando tornerà a Napoli, penso che gli mancheranno questi dolci, anche se so che a lui non piacevano tanto i dolci, però questi dolci qua, dove li trova a Torino? Si deve abituare, fa parte dei colori di Napoli anche la pasticceria. 1837 la dice lunga. Io mi avvio rapidamente, Delia, alla conclusione, per non sottrarvi del tempo ai tuoi ospiti, a te, sempre spumeggiante, particolarmente preparata e pronta, e volevo anche qui, trovandoci nel cuore antico di Napoli, ringraziare ancora una volta, prendendo spunto dagli artigiani, la Rerum Novarum, che fa capo, a quale fanno riferimento una comunità laica cristiana che predica la dottrina sociale da Leone XIII a Laudato Si, l'altra enciclica di Papa Francesco, che praticamente anche gli artigiani, e Ulderico è un artigiano dal 1838, purtroppo molti calano le saracinesche. Gli artigiani creano lavoro,
sono geniali, dalla loro manualità escono opere d'arte. Io a Paolo Scudieri volevo dare il propulsore, gli in bocca al lupo, e con questi sentimenti saluto te, ci congediamo dalla pasticceria Carraturo, saluto i tuoi ospiti e sempre e soprattutto Forza Napoli. Beh, grazie Antonio Gregotto, però io prima di salutarvi vi voglio chiedere anche a voi, ma una battuta riprendendo il discorso sul Napoli, parlavamo di Mertens, Insigne, il rinnovo, beh, secondo voi, insomma, noi in studio parlavamo di questo, volevo sapere anche la vostra a questo punto. Sì, secondo me il Napoli da un punto di vista proprio pedagogico, secondo me all'inizio del campionato ha avuto una crisi di identità perché aveva perso il suo leader e quindi per un mese non c'era il leader carismatico perché era stato ceduto, era stato venduto. Dopodiché si sono ritrovati prima Milik, poi gli altri, alla fine il Napoli si è riaffiatato, ha fatto squadra e quindi i risultati sono arrivati. L'unica cosa che mi preoccupa è la sindrome a Napoli, siamo qua anche la paura diciamo fa 90, io ho proprio la sindrome del 90, nel senso la sindrome del mezzo tempo, di un solo tempo, perché il Napoli un tempo regge benissimo, esatto, alla pari di tutti e anche meglio, però dopo non so, forse o non è ancora maturo, o non ha ancora l'esperienza al punto giusto, o si lascia andare, e quindi questa sindrome io la temo un po'. Per il resto penso che farà bene e conterà sempre su quell'uomo in più rappresentato dalla tifoseria napoletana. Beh, grazie mille Antonio Grilletto, grazie mille alla pasticceria Carraturo e ci vediamo dopo ovviamente per i vostri dolci. Grazie, saluto a tutti, saluto allo studio e un saluto particolare a Delia ovviamente, che è l'unica donna dello studio. E grazie. A voi studio, Forza Napoli! Forza Napoli sempre, ciao! E beh, insomma, questa pausa dolce ogni tanto ci vuole, perché ci fa distrarre da questo Napoli che ogni tanto ci fa anche soffrire, perché io questa partita l'ho vista con un po' di sofferenza, l'ultima partita del Napoli, no? Specialmente il secondo tempo, sai, il primo tempo uno si rilassa, ecco, si rilassa, e forse anche i calciatori hanno, non so, Antonio Garanato, anche i calciatori a volte capita che si adagiano, no? Immagino. Il ragù, onestamente. Il ragù della domenica. Però insomma, tutto sommato poi è andata abbastanza bene, più che bene, sì, il Napoli, sì, che ha espugnato per la prima volta il Castellani, e soprattutto un Napoli che resta in corsa per il secondo posto. Da questo punto di vista, francamente, non so se, spero di sbagliarmi, però ho l'impressione che il fatto che sia Napoli e Roma siano uscite dall'Europa poteva essere un vantaggio se tutte e due fossero ancora impegnate su tre fronti, perché Napoli ha una rosa nettamente più ampia rispetto alla Roma. Ho l'impressione però che nell'11 la Roma abbia dei giocatori di maggiore personalità. Ad esempio a me domenica si era impressionato non poco uno come Strootman, che ha fatto insomma... È vero. Ha retto tutto il centrocampo della Roma. Da questo punto di vista il Napoli, pur avendo anche in mediana fior di talenti, ancora però abbastanza acerbi, gli manca quel giocatore di grande personalità che in certi momenti può risultare decisivo. Parlavamo di questa rosa ampia dove ora anche Pavoletti trova difficoltà a inserirsi, però Sarri nel secondo tempo ha fatto dei cambi, insomma sono usciti i due oggetto di questi rinnovi, insomma di cui si parla tanto, quindi Mertens e Insigne, e sono entrati Milik e Giaccherini, non mi veniva. E beh, insomma, anche questi giocatori, Milik abbiamo detto che ha iniziato quest'anno in maniera strepitosa, poi l'infortunio purtroppo l'ha lasciato fuori dal campo. Giaccherini cerca di guadagnarsi spazio, però è anche difficile inserirsi in questo Napoli, ora che Mertens non è più esterno, Caleone è un po' spento, magari qualche volta potrebbe giocare, qualche volta in più anche Giaccherini. Sì, sicuramente. Quando riguarda Milik c'è una sorta di parallelo con Strootman. Strootman, sono d'accordo con lui, un signor centrocampista veramente forte, e secondo me l'anno prossimo darà ancora un rendimento migliore, perché questa è la prima stagione vera dopo l'infortunio che ha subito. Quindi Milik, secondo me quest'anno mi auguro di no, di sbagliarmi, però magari Antonio può darmi qualche delucidazione più profonda in merito. Quest'anno forse Milik non potrà più dare quell'apporto che ha dato a inizio stagione, perché comunque l'infortunio è delicato, recuperare il ritmo partita, il coraggio dei contrasti, gli interventi, ci vuole comunque un po' di tempo. Milik tornerà l'anno prossimo, secondo me, al 110%, sì. Sarà fondamentale. Beh, io vedo Antonio Granante che annuisce. Io vedo i ginetti, vedi che sono spesso in ginocchio. Purtroppo lo so. Ci vuole, guarda, se vi ricordate anche Baggio, Del Piero, abbiamo avuto molti problemi, Nela...
Avere un ginocchio non è che più di tutto non stai mai al 100%, questo è garantito. E ci vuole più di un anno, Sottman ha avuto anche degli interventi. Io l'unica cosa che ho detto quando si fanno male, hanno questi incidenti, non è importante tornare presto, è importante guarire bene. Perché sono stati giocatori che ci hanno messo le gambe, tipo come Van Basten, che lui per avere un recupero veloce l'hanno... Vabbè, è anche vero che oggi la tecnica operativa... No, non è la tecnica operativa, non è la rieducazione, me... è molto più importante la reazione dell'operazione. Stanno avanti, secondo me, rispetto agli anni di Van Basten. Perché Insigne, vedi, ha avuto lo stesso incidente, però Insigne è piccolo, dove è riuscito più a... gli pesa di meno, ma quando ha una struttura grossa, e Strootman ha avuto altre operazioni, perché il ginocchio per fare la velocità, perché non c'è da essere bravi sulla rieducazione, bisogna avere solo pazienza. Beh, Alessandro mi faceva accenni perché da casa arrivano anche altre domande, giusto? Sì, Delia, arrivano tante domande riguardo l'attacco, ma i telespettatori spostano l'attenzione più su Pavoletti e tendono a sottolineare le sue difficoltà e dunque chiedono in particolare a Carrannante quali sono secondo lui le difficoltà dell'attaccante ex Genoa. Beh, ma Pavoletti per me è un grande attaccante, quindi ti piace anche Sarri? Sì, penso che sì, là, poi Sarri è stato uno di quelli che l'ha voluto, certo. Com'è. Io penso che proprio per prendere assimilare questo lavoro di Sarri ci vuole molto 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 tempo. Diciamo che poi in Napoli, che ha dovuto cambiare il gioco perché avendo un Mertens che ha dovuto fare un gioco diverso, adesso deve cambiare perché Pavoletti invece è un giocatore che ha bisogno di palle di alte, perché il suo forte è di testa. Quindi secondo me anche in un momento che dove Sarri ha dovuto, però l'ho visto ultimamente la partita, ha sbagliato molti appoggi dove non è ancora entrato. Magari può essere anche che i suoi compagni di squadra. Rock, quando ci abbiamo messo per vederlo? Rock? Certo, che poi Rock intanto sta facendo alcune prestazioni. Ci sono purtroppo, guarda che il gioco di Sarri ha dei giocatori che in Napoli è una macchina perfetta, perché non dimentichiamo, io quando ho visto in Napoli giocare a Milano contro il Milan quest'anno è stata una cosa spettacolare. Io mi sono permesso di dire in qualche emittente, ma una mia idea, il Napoli vince lo scudetto, subatte. Ma io vorrei sentire questa perché... teoria, perché poi tu me la spiegavi anche prima. No, ma perché? Perché come giocare? Perché ho visto un Napoli proprio forte, determinato. Ho visto una che ha le capacità. E invece poi non è stato. Non concretizza. E perché abbiamo detto, anche se prendi gol con Real Madrid sull'1-1, non c'è stata una reazione. Con la Juve abbiamo perso lì, non c'è stata una reazione. Allora lì manca quella cosa. Io ho visto il Barcellona che il 3-0 ha preso il gol con il 3-1, non è cambiato niente, ha lasciato i schemi, ha incominciato a buttare palle dentro e fino alla fine, 94esimo, quello dicono fortuna, no, quello è testa, la determinazione, fin quando non finisce la partita, ci credono ancora. Quindi è anche, insomma, dipende anche un po' dal carattere del giocatore, dalla volontà. Ti faccio un esempio, noi abbiamo con Real Madrid, ok? Non, non lo faccio saltare a Ramos, Sergio Ramos, anche se Napoli gioca a zona, cioè insomma, ma non lo faccio proprio partire, quindi anche il giocatore deve prendersi un po' di responsabilità. Quindi non è colpa solo di Sarri, perché molti attaccano Sarri, ma Sarri, difesa, ma Sarri la scelta di questa ma la zona non vuol dire che tu lasci l'uomo libero, attenzione. Anzi. Però comunque io mi sarei preoccupato, dico, sul calcio tanto, ci sono due giocatori bravi, Sergio Ramos e Benzema e Ronaldo, sono quelli. Io quelli, dicevo, date un occhio in più, non devono proprio, non prenderla, saltare, capito? E lì ci vuole un po' di personale, Albiol, visto che a un certo punto che è andato lì dopo a saltare, ma tu non lo devi proprio far saltare. Non so se c'era un Buscolotti o un Bagni, saltavano, questa era la verità. Certo, poi un focus sulla difesa lo vorrei fare, insomma, anche di quello che però è cambiato. Però Antonio, scusa, mi ho sottolineato una cosa importante. Il Napoli è una macchina perfetta. Allora, una squadra come il Napoli, che ha la fortuna di avere un allenatore come Sarri, che punta molto sul gioco, secondo me è una cosa che mi auguro per il prossimo anno, per il prossimo mercato, faccia De Laurentiis. Non portare i giocatori a disposizione di Sarri i primi di agosto.
È vero, vabbè, però questo, mercato questo quasi è un finito. Po' difficile. Secondo me per una squadra come Napoli è fondamentale chiudere le trattative, anche se deve comprare uno, due giocatori, tre giocatori, quelle che saranno, almeno quelli fondamentali. Quando arrivare il ritiro a Di Mauro, secondo me per il Napoli, come lo allena Sarri, è fondamentale avere la rosa completa già Di Mauro. Però scusami, abbiamo parlato prima, c'è un grande problema di questo calcio, giocatori che oggi il calcio lo muovono ce l'hanno i procuratori. Io dico una cosa, è possibile che oggi, al momento di oggi, chi è che non rischia nel calcio? Rischio i calciatori, rischia il presidente, rischia il direttore, rischia l'allenatore. Chi è che non rischia? Il procuratore. Sono quelli che passano a rischio giornalista. E loro gestiscono i giocatori, dove fanno operazioni. Puoi segnare, non puoi segnare, puoi morire, puoi essere. Hanno fatto la loro. Io su questo il presidente lo so anche ragione. Cioè, aspetta, qua me la gestisco io la cosa. Ma qua parliamo, io do un giocatore a te. Ok, dove fai un contratto di 4 anni, ok? Lo paghi, ma se per un anno e mezzo non mi fai gol, mi dai i soldi dietro. Beh, ma io... Poi se fai due gol in più ti presenti a bussare. Non è facile fare calcio oggi. Allora io vedo la bandiera, non c'è più. Il giocatore che è appassionato, la maglietta, non c'è più. Allora attenzione, qui c'è un discorso, non è facile gestire una rosa dei giocatori. Adesso ne parliamo, già stiamo parlando che c'è un campionato ancora una Coppa Italia, già stiamo parlando di contratti. Vabbè, il mese scorso abbiamo parlato di Sarri, un casino col presidente, doveva partire con il Madrid, un macello. Distraiamo troppo, in questo momento qua dobbiamo stare ancora, si bisogna parlare di calcio, dare serenità ai tifosi, i giocatori stanno tranquilli. Se si comincia a parlare di ingaggi, chi va via e poi così, sì, siamo sempre punti a capo. E non, questo non vuol dire che il presidente non è bravo, però attenzione, perché non è facile fare il calcio. Vero, non è facile, però io prima di ascoltare insomma ancora voi su questo argomento, volevo pregare la regia di mandare delle brevi interviste che abbiamo fatto per strada ai tifosi. Il giorno dopo Empoli-Napoli, noi siamo tornati in città qui proprio a Napoli per sentire un po' il parere dei tifosi azzurri. Abbiamo incontrato giovanissimi tifosi del Napoli, ma tu hai visto la partita domenica? Sì, l'ho vista assolutamente. C'è stato un primo tempo in cui la squadra mi è piaciuta molto perché ha attaccato come sa fare. Poi però come al solito si è persa in difesa, abbiamo subito due gol che non dovevamo subire. Beh, ma questa difesa, che soprattutto nel secondo tempo insomma c'è un calo di concentrazione enorme, o tu pensi che sia motivato da altro? No, secondo me è semplicemente un calo di concentrazione, soprattutto nel momento in cui vai a fare tre gol alla squadra sfavorita e quindi magari si rilassano un po' i ragazzi, ci può anche stare. Quindi si sono adattati sul risultato e poi insomma... Hanno rischiato di pareggiare insomma con l'Empoli che... L'Empoli insomma è il peggior attacco del campionato. Sì, addirittura so che ha meno gol di molti capocannonieri della Serie A. Che tutta la squadra ha meno gol di tutti i capocannonieri, quindi sì, subire due gol dall'Empoli capisci che è proprio un calo di concentrazione. Ma il problema dei calci piazzati come lo risolveresti? Se potessi dare un consiglio a Sarri, tu da tifoso cosa gli diresti? Ma io proverei ad inserire qualche marcatura uomo, onestamente. L'abbiamo visto contro il Real Madrid dove la marcatura zona non ha funzionato per niente e quindi magari provare con la marcatura uomo. Del Napoli, ma tu la partita l'hai vista domenica? Sì, certo, sono stato in ansia tutta la domenica. Beh, in ansia sì, perché questo Napoli ci fa soffrire anche con l'Empoli. Sempre. Beh, ma questa partita, insomma, il primo tempo strepitoso, un Napoli che fa con facilità tre gol agli avversari e poi nel secondo tempo ne subiamo due, beh. Secondo me dopo il primo tempo ci siamo proprio... addormentati, perché cioè, non è possibile subire due gol subito nel secondo tempo. Beh, insomma, anche i tifosi hanno analizzato questa partita. Tutti d'accordo. E beh, insomma, io più che altro sulla
perché quello che diceva Antonio è particolarmente interessante, poi sentirlo da chi ha giocato e che tra l'altro ha vinto anche lo scudetto a Napoli, è particolarmente insomma interessante. Però per vincere, per avere quei tipi di giocatori, ho l'impressione che tu debba poi necessariamente andare, cioè non la puoi pretendere da uno come Diawara, per esempio, questa personalità, questa capacità di saper leggere anche con carisma e i momenti chiave della partita. E a proposito di Diawara che entra nel secondo tempo, insomma, è stato un po' morto. Ma in generale poi ci può anche stare, perché magari in quel momento Jorginho per esempio a Empoli ha fatto una partita più che positiva, ma in generale insomma questo, ora senza, ho citato Diawara perché è un giocatore di quelli che sta mettendo particolarmente in luce in questa stagione, ma è giustamente un giocatore anche abbastanza giovane, quindi non ha quella furbizia, la puoi pretendere da un giocatore che magari viene a Napoli tipo Reina, insomma la soglia dei 30 anni oltre, che ha già disputato insomma stagioni importanti in club ambiziosi e che quindi è tra virgolette insomma più scafato, e il Napoli deve insomma puntare magari non in grande numero, perché poi la linea verde che De Laurentiis sta portando avanti con grande risultato e che consente anche al Napoli poi di monetizzare eventuali poi cessioni facendo poi rimpinguando le casse del club, è sicuramente una politica giusta, però qualche eccezione serve per rendere qualche giocatore insomma anche un po' avanti con gli anni, ma che ti dia quella carisma e esperienza internazionale, soprattutto in Champions League, può essere sicuramente un aspetto particolarmente interessante da analizzare, insomma, in ottica di un ulteriore step di crescita che serve. Ti lancio la provocazione. Dopo. Rompe il problema perché questi qua sono giocatori che chiedono. No, chiedono, sono altri giri, altre situazioni. Poi succede che giustamente c'è Amesic, c'è. Capito? Non è un equilibrio. Non è facile fare questo. Non è facile, però per esempio. Qualche anno fa la Roma prese uno come Keita che veniva dal Barcellona, ora insomma con un linguaggio anche abbastanza importante. Keita non gli ha dato niente. In certi frangenti della stagione il suo contributo l'ha dato. Ranieri non ha vinto lì lo scudetto con la squadra, scusami, che era da Serie B. Sì, ma sono quell'eccezione. Eccezione, perché può capitare. Io vi lancio una provocazione. A giugno scade il contratto di Yaya Touré. Adesso lasciamo perdere l'ingaggio per stratosferico. Visto giocatori di esperienza, si parlava di Diawara, il ruolo di Diawara, Yaya Touré. Sono giocatori di Diawara. Forse è anche un po' troppo. Ma Diawara, attenzione, non stiamo criticando. No, Diawara ha dimostrato tanto. Si parlava di una maggiore esperienza per poter gestire certe situazioni della gara. Quindi non è una critica di Diawara, per carità. No, Diawara in questa partita ha un po' dormito, diciamolo. Ha procurato anche la punizione, quella che poi ha fatto segnare l'ex, il Kadouri. Su questa tipologia di giocatori che ricordava Mauro, al di là del caso specifico, ora c'è anche insomma la frontiera cinese che è un pericolo, c'è una concorrenza in più, perché magari questi tipi di calciatori fino a qualche anno fa sarebbero anche venuti insomma a disputare magari dopo anni in Premier League o in una liga ad altissimi livelli qualche stagione in Italia, adesso vanno in Cina, quindi è anche difficile prenderli questi tipologie di calciatori. Questo è un ulteriore problema. È vero, è anche vero. Se la Cina sta un attimino invertendo anche la tendenza in questi ultimi tempi. Ha messo un tetto. E poi comunque vorrebbe puntare non più sui giocatori, diciamo, i giocatori a fine carriera, vorrebbe puntare ai giocatori che si accingono a entrare nell'età della maturità. Quindi sta anche cambiando obiettivo, diventerà ancora più complicato fare mercato nei prossimi anni. Non solo Pulli, I cinesi soldi ce l'hanno, pure tanti. È vero, fra quelli poco brillanti ho annoverato Diawara, ma anche Caleioni in questo momento è un po' spento, però invece parecchio spento. Da un po' di tempo. Ultimamente non si nota tanto. Poi però Caleioni è sempre un giocatore insostituibile perché il suo modo anche di gioco. Anche la fase difensiva, ma è uno che ti massacra le difese, ma al di là della fase difensiva, ma lui è uno che ti fa ti cambia le difese perché ti fa dei tagli che pochi li sanno fare, Cioè giocare senza palo per Calleon ne ho visti poco. E non per questo, quindi, non a caso Sari non lo sostituisce mai. È perché è uno di quelli insostituibili, perché lui è uno di quelli che ti riesce a tagliare, fa giocata e ti fa. Comunque anche quando non sta bene ti fa la giocata. Un giocatore che invece ho ritrovato rispetto a quello anche che faceva l'anno scorso è Allan, secondo me è stato uno dei migliori in campo, recupero palla, ha filtrato in avanti, insomma ha fatto veramente una partita buona, direi, molto buona. Ma Allan, insomma, ha determinate caratteristiche chiave in questa, anche perché è un giocatore
poi gli altri centravanti che il Napoli ha, magari tecnicamente sono anche maggiormente dotati, penso a Rog, penso a Zielinski, però è chiaro che il dinamismo di Allan non ha un alter ego in questo Napoli, e quindi recuperarlo a pieno regime è sicuramente di notevole importanza in certi tipi di partite in cui bisogna come randellare a destra e manca, insomma, e fare un po' da elastico avanti e indietro, ma anche per la verità Jorginho, insisto, perché ha fatto, come del resto anche ricordato Sarri poi a fine partita, ha fatto certamente una partita più che positiva, e del resto insomma lui è stato particolarmente penalizzato soprattutto all'inizio della stagione perché la squadra era più lunga, un giocatore che non ha grandissima gamba ma che ha però particolari geometrie a differenza anche di Diawara, che ha invece ad altre caratteristiche, per cui anche ritrovare Jorginho è sicuramente un elemento particolarmente importante. Certo Caion, come ricordava Antonio, è un elemento imprescindibile di questo Napoli, però francamente in generale io mi sarei aspettato da Sarri maggiore spazio a uno come Giaccherini anche in altri ruoli, non soltanto in sostituzione di Caion, perché è sicuramente un elemento, cioè non è magari un giocatore dalla grandissima classe, però un giocatore esperienza che manca. No, ma poi un giocatore di grande utilità che può essere impiegato non soltanto in attacco, ma anche all'occorrenza a centrocampo come esterno sinistro, come del resto l'ha utilizzato Conte in nazionale. Un giocatore che francamente io mi sarei aspettato un utilizzo, un minutaggio maggiore per questo calcio, ma anche per altri, per la verità, perché dietro lo sfoglio della Reddis, che poi nei modi può essere anche magari difficilmente comprensibile, però non ha tutti i torti il padron azzurro, perché sì. Insomma, è chiaro che lui vuole tutelare degli investimenti che ha fatto, in particolar modo lui si riferiva a Rog, ma per la verità anche allo scarso utilizzo di Pavoletti e di Milik, ma in generale giustamente Draven si ritiene che bisogna valorizzare l'intera rosa, perché in questo calcio è fondamentale far ruotare tutti gli uomini. Assolutamente, però, sì, però scusami, Mauro, ti devo interrompere perché abbiamo un break pubblicitario, sì. E noi ci ritroviamo tra pochissimo, qui si accendono gli animi. Bene, siamo tornati in studio e è tornato con me anche Gbibbo. È tornato Gbibbo perché voleva fare una domanda al mister Antonio Garannante. Fatti vedere negli occhi, vieni qua, girati. È un po' difficile, mister. Dimmi. Le volevo chiedere, le volevo portare già in vista della partita Napoli-Juventus. Sì. Visto che lei era un ex terzino, sì. Le volevo chiedere se sono attualmente più forti i terzini del Napoli o i terzini della Juve, cioè Isai e Ghoulam, o Dani Alves, Lichtsteiner e Alexandro? Ma sono forti tutti, però in questo momento la Juve, insomma, se vince sono un po' più forti loro, però io sono convinto che anche questa volta noi con la Juve possono dare la loro, hanno una chance proprio di queste due partite fra Coppa Italia e campionato, dove con un po' di maturità, un po' di forza in più possono diventare più forti della Juve. Beh, ma poi della Juve, sulla Juve poi voglio sentire anche loro, dopo la Juve, no, dopo non mi fa parlare della Juve. No, non ti piace questa Juve, sai che non piace a nessuno qui a Napoli, però intanto abbiamo due sfide importanti. No, non gli voglio dare importanza, capito? Non dobbiamo dare importanza. Non gli stiamo dando troppo importanza, a me dà fastidio quello che abbiamo tutte queste scenate. Siamo zitti, aspettiamoli qua, quando vengono qua li facciamo pagare, senza fare scene. Beh, Gbibbo, ti è piaciuta la risposta di mister Carannante? Certamente. Beh, vuoi fare qualche altra domanda agli ospiti? Sì, al signor Guerrera. Oggi questo Gbibbo è propositivo. Guardalo bene. No, lui purtroppo non vede. Mi volevo chiedere, sì, il fattore di Higuain che torna al San Paolo un po' si dovrebbe emozionare, secondo me, se lo potrebbe portare a giocare un po' più, diciamo, sotto le sue aspettative. Sotto le aspettative? Quello che sia una linea. Speriamo. No, magari potrà, questo forse ci potrà dire ancora meglio Antonio. No, secondo me magari i primi 10 minuti, poi Higuain è un campione. Anzi, io vorrei anche, non spezzare una lancia a favore di Higuain, però chiudere questo discorso del traditore, non traditore. Higuain è un professionista, ha fatto una scelta da professionista. Non ci è piaciuta perché è andata alla, diciamo, la nostra rivale sportiva di sempre, però è un giocatore, è un signor giocatore, uno dei centravanti più forti che c'è in circolazione. L'emozione sicuramente qualche cosina, se ha un cuore, come credo, la proverà, però i primi minuti, poi alla fine uscirà fuori il professionista, uscirà fuori il grande centravanti che è.
Tra l'altro io saluto la famiglia Higuain perché loro ci seguono dall'Argentina in streaming. E beh, quindi noi ricordiamo anche al pubblico da casa che volendo, anche se non, chi non si trova a casa ci può seguire sul telefono, sul tablet, basta collegarsi al canale YouTube di Capri Event e lì ci trova in diretta con noi. E poi puoi anche rivedere la puntata nelle prossime giornate, perché poi il nostro regista Gerardo Succi la ricarica sul canale, quindi la potete vedere quando, quando volete. E beh, insomma, io ringrazio Gbibbo che fra poco si allontana perché in realtà qui sotto c'è Antonio D'Alessandro che sente caldo, non riesce a stare tutta la puntata così, quindi ogni tanto lo faccio uscire e poi ritorna perché è il nostro portafortuna. Se mi regalate un ventilatore sto pure tutta la puntata. È vero, hai ragione, la dobbiamo ventilare qua sotto. Però insomma, volevo chiedere anche ad Alessandro se da casa c'era anche qualche domanda per il nostro parterre. Sì, Delia, Gbibbo ha toccato il tasto giusto perché i tifosi ci chiedono un parere di Carranante riguardo la qualità dei cross di Gulam. Su Gulam? Sì. Ma guarda, di Gulam a me piace come giocatore, forse più che io qualche volta ha fatto qualche pecca in difesa, lasciato un po', ho fatto qualche errore in difesa, però penso che come terzino di sinistro, come esterno, sia un bel giocatore. È uno di quelli parecchio criticati forse in questo Napoli, invece a te ma piace. Vabbè, ma la critica purtroppo, vabbè, cioè, hanno criticato tutti. Anche Isaia, che fine di un po' di tempo fa è stato uno dei miei terzini. E ha così fatto un campionato strepitoso. Poi si è messo strepitoso. Poi anche Alla l'anno scorso ha fatto un strepitoso, quest'anno ha avuto un calo. Purtroppo non sempre i calciatori possono. Anzi, sono magari i ragazzi che l'hanno scorso. Albione è stato criticato, ha avuto un infortunio, ma anche Albione in difesa. Purtroppo è facile trovare sempre l'errore, ma io penso che Napoli ha una rosa molto 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 competitiva, e che a me mi è dispiaciuto di quello che si ha di parlare, sento il rigore, io non gli devo proprio interesse alla, io non gli voglio proprio sentire parlare. Abbiamo due partite in casa, inutile, non troviamo alibi lì, il rigore, la Juve, no, dobbiamo vincere e basta, dobbiamo caricarci, un po' più cattivi, più cici, voglio un po' più personalità, voglio vincere 1-0. Bravo, basta che vinciamo, non voglio spettacolo. Allora, caro Sarri, non voglio giocatori, non voglio, voglio vincere. 1-0, se possibile al 94esimo, li ammazzi, oppure faccio un gol, facciamo un gol, che lo facciamo il gol, però non sanno avvicinare, entrare all'area, come devo la palla in tribuna, voglio fare il fallo, capito? Higuain pensa che non la beccherà perché lo massacreranno, quindi massacreranno perché giustamente, penso che lui non toccherà palla perché non è facile superire lo stadio. Io dico, lasciamo stare i rigori, l'arbitraggio, tutte queste cose, che il vittimismo. A me non piace fare il vittimismo, anche dopo se pensa a tu, troppo vittimismo, senti nelle TV, le solite cose, dopo la partita, aspetta, abbiamo perso, non parliamo dell'arbitro, ci vediamo a Napoli. Già è una cosa, già qui, ma che vogliono questi? Ci vediamo a Napoli, ma già parlare così sono alibi, che poi dice, beh, noi perdiamo perché lì c'ha gli arbitri, là, no, San Paolo, facciamoci fare la faccia bianca, forse. Beh, tu da calciatore ce lo puoi ben dire, insomma, che il pubblico dà carica, no? Noi abbiamo Coppa UEFA, mi ricordo, 2-0, lì a Torino eravamo morti, ci hanno detto tutti che eravamo fuori. Siamo stati zitti, ci siamo allenati, abbiamo detto questo è meglio che non vengono qua. Così è stato. Questa è la reazione di una grande squadra come voi. Io a volte dico sempre che è colpa vostra di quella squadra. No, io voglio dare una dritta anche alle trasmissioni che sento, la stampa, tutto. Cioè io ai juventini, noi quando parliamo diamo troppa importanza. Loro si sentono, guarda questi come ci soffrono, guarda questi. Invece non lo dobbiamo pensare, diamogli una bella legnata, vengono a fare due partite qua. Magari. Posso dire una cosa, rispetto ai tempi tuoi, no? I valori erano leggermente invertiti, forse un po' troppo. Cioè, il Napoli era la squadra più forte, la squadra da battere, perché l'organico del Napoli, l'organico del Napoli, al di là di Maradona, era un organico, un signor organico quello del Napoli. La Juventus invece era in fase, diciamo, calante. Quindi erano i valori leggermente invertiti all'epoca. C'era il Milan, io parlo del confronto con la Juventus, dal 2-0 al 3-0.
un'emozione per chi c'era a San Paolo, indescrivibile. Sembra Juve, era d'accordo, però comunque diciamo, era il Napoli che era in vantaggio come valore anche tecnico. Quando l'abbiamo battuto 1-0. Dico una cosa, io a volte stavo finendo di dire questa cosa, do la colpa a voi di questa squadra perché avete creato aspettative nel pubblico, perché ora il pubblico, vedi, secondo me è anche colpa vostra, avete creato troppe aspettative, come un giocatore sbaglia viene criticato tantissimo. Io in questo momento qua, se fai una critica, io la faccio sempre perché dico, ho detto che Napoli poteva eliminare Real Madrid e si poteva giocare lo scudetto, però Napoli vince scudetto, ma la dico, se non la facciamo la colpa è loro, perché se io dico hanno dato il massimo, hanno dei limiti, li offendi, dico ma se tu gli dici a loro che possono e devono, tu li dai e hanno fatto male, tu gli hai elogiato, perché come te dicono hai dato al massimo, hai dei limiti, no, i limiti a me non piacciono, ok? Allora dico, togliamo di mezzo il Coppa Italia e il rigore, che la Juve è favorita, tanto c'è sempre stato, lasciateli perdere, fatevi vedere con gli occhi qua sotto i spogliatoi un po', dici, oggi nella giornata, vedi come li fai, questo manca, vero, anche Amsic, dai intanto una testata, una comitata, fatto sentire che è troppo un bravo ragazzo, grande giocatore, questo, per me questa cosa questione qui, di carattere, un po' di... Io Bonucci deve parlare, Bonucci fa più paura di Bonucci e Chiellini possono far più paura della felicità di Amsic e Koulibaly, cioè immagina Bonucci e Chiellini col fisico di Koulibaly e Amsic, secondo me te la vai, dai, guarda, io fatto un capello più cattivo, come si chiama, Koulibaly, fatta la fronte bianca, fatta la testa bianco nera, fai una cosa per far faccia indiano, da uomo di calcio, ha detto una cosa sacrosanta. Io ad esempio ho un'immagine indelebile che non riesco a cancellare, quella di Drogba che negli spogliatoi, prima di scendere in campo, fa una guardata all'arbitro, che io se fossi stato un arbitro mi sarei spaventato, ti giuro. E vabbè, queste cose sono fondamentali, perché se tu prima di scendere in campo dai un segnale di non ti temo perché io ti mangio, è una cosa importante, quello dice Antonio è importantissima. Sì, ma io in questo francamente penso che ci sia poi, al di là della capacità e del carisma dei calciatori, che deve essere sicuramente sollecitato dall'allenatore, e francamente anche una figura che nel Napoli manca, cioè quella di un magari un dirigente di campo che potrebbe essere fare da collante tra la società e la squadra, però francamente anche la società secondo me dovrebbe cambiare da questo punto di vista, perché ad esempio anziché polemizzare con la Rai dopo la partita di Torino dell'andata, insomma sarebbe stato magari mantenere un profilo basso e pensare agli errori che il Napoli ha fatto nel secondo tempo di Torino, perché al di là degli errori evidenti dell'arbitro, che ha mostrato più che altro, più che una malafede, un'incapacità manifesta in diverse situazioni. Però una cosa, io mi accorgo dall'entrata sotto passaggio, se vedo che danno la mano o bacetto come fanno o prima che vede che tu bacetto un giocatore da Higuain, io me ne vado allo stadio, vabbè, secondo me pure Higuain dopo la mangia la pizza, ma sono segnali che invece secondo me i compagni di squadra un po' non hanno dato bacetto, ma io mi sono esposto, ho detto che per me Higuain non è un traditore, ha fatto una scelta professionale. Io sono d'accordo. No, io pure la penso come te, nel senso che, ma tra l'altro guarda, Higuain ti posso dire per quasi certo che soprattutto dopo il suo primo anno a Napoli aveva chiesto che la squadra venisse rinforzata a dovere insieme a Benitez, perché non c'è, tra l'altro non è che lui volesse andare alla Juventus, e purtroppo insomma non ci sono state offerte, la Juventus è stato l'unico club che ha pagato la clausola, quindi non mi sento di condannare francamente più di tanto Higuain. La verità è che se voleva andare da Napoli forse, in quel momento, e quindi ha accettato, ma perché voleva andare via da Napoli, ma non per Napoli, no, ma per devi andare via da Napoli. Era un po' scontento di alcune dinamiche, voleva una squadra per vincere. Più che scontento, insomma, più che volesse andare via da Napoli, perché non vorrei che passasse un messaggio poi sbagliato, soprattutto in un momento così delicato, è uno che voleva vincere. Voleva esatto, andare c'era quello, voleva andare a 30 anni, per secondo vincere, me ha visto no, la Juventus l'ultima chance di vincere la Champions. Ora certo, anzi amava quindi, Napoli, no, più che altro insomma, dirlo, sono discutibili i modi con cui ha deciso poi di andare via, non sono comunicandolo nemmeno dai compagni. No, non è vero questo. Beh, insomma, non mi risulta proprio questo, però in generale... però francamente io penso che anche giusto, ormai siamo a marzo della stagione successiva, anche Sarri che ha
terminato il tempo, è ancora lotta, ricordato di Guaini, francamente. Anche lui deve ringraziare Sarri, perché con Benizia non ha fatto il suo campionato. Io penso che sia giunto il momento di guardare onestamente avanti, di dimenticare Higuain, anche perché Napoli sta facendo anche molto bene senza Higuain, quindi... Ma infatti l'attacco del Napoli in questo momento non ha niente di imputabile, mentre qualcosa di imputabile forse ce l'ha la difesa, perché stiamo subendo un po' troppi gol. Una squadra che lotta per i punti, per la posizione alta della classifica, che subisce tanti gol. Però più che difesa, la fase difensiva nella rivalità, non solo la difesa, però. Io ho l'impressione che Napoli, pur seguendo il gioco Antonio, che lo stava, insomma, già aveva messo in luce nella scorsa stagione, l'impressione di quest'anno che sia la squadra leggermente più lunga rispetto all'anno scorso, e questo forse probabilmente proprio dalla partenza di Wayne, perché Wayne, essendo un centravanti che veniva dietro, certo, accorciava in qualche modo la squadra. L'impressione che un po' Milik all'inizio abbia portato la squadra ad allungarsi, tant'è vero che anche uno come Jorginho, soprattutto all'inizio della stagione, è un po' patito. Però, scusami, io ho visto quest'anno molti più errori individuali, perché anche il portiere Reina mo ci sta dando una mano, ma Reina già è andata, insomma, ha delle colpe molto, che un portiere come Buffon alla Juve ci dà 15-16 punti. Io ho visto marcare proprio male l'uno contro uno, queste sono cose individuali. Cosa vuol dire? Che lì ci vuole proprio la personalità del giocatore, che lì l'allenatore non c'entra proprio niente. L'allenatore a volte dice la squadra corta, la squadra lunga, sì, quello è, quando tu stai bene, il reparto funziona, perché lì mantengono palla, vanno a tiro, il centrocampo funziona, la difesa funziona, ma quando a un certo punto e su calcio d'angolo prendi gol, lì è una cosa individuale, oppure ci trovi uno contro uno, lì è individuale, capito? E lì a volte ho visto che non abbiamo messo una pezza dove c'è stato l'errore, che io ho visto un po' anche a Empoli, ho visto il Babbione si è fatto il rigore che è stato fatto. Quello è l'errore individuale, non c'entra l'allenatore, capito? Quindi bisogna distinguere l'errore del gioco e l'errore individuale. Reina, che ha preso gol da 40 metri, non la vedeva. Abbiamo, si diceva in la giro anche, prendiamo un portiere. Invece poi fortunatamente ultimamente si è ripreso, però Reina di qua, Albion di qua, Gulamba di qua, poi quello, poi quello, e alla fine insieme, mentre purtroppo il signor Bonucci, signor errori, e Buffone errori non ne fanno, e quello non è poco. Quindi è vero, sottolineato una cosa, noi ci lamentiamo spesso della difesa, però tu più che gli schemi modificare la difesa a zona eccetera, è errori dei singoli, sì. Quindi questo è importante, perché anche io sono d'accordo. E, insomma, questo Napoli, secondo me, qual è il giocatore che in questo momento è un po' più calante? Io, insomma, anche sai, l'anno scorso ho fatto, l'abbiamo già detto prima, un campionato strepitoso, un ragazzo giovane, nessuno se l'aspettava, è arrivato a Napoli, ma è stato veramente una rivelazione quest'anno, l'anno scorso insieme ad Allan, appunto, che erano i nuovi arrivati. Quest'anno un po' qualche attimo di distrazione in più. Beh, ecco, alcune volte anche gli errori... Me l'aspettavo che facesse questa stagione leggermente inferiore a quella l'anno scorso, che era stata francamente strepitosa per un calciatore che veniva da Empoli. Però Sarri l'ha anche detto, insomma, recentemente proprio, cioè è un calciatore che, essendo poi tra l'altro relativamente giovane ancora, questi alti e bassi fanno parte, insomma, della natura di, ci possono stare onestamente, della crescita che deve comunque esserci, ci sarà, perché il valore del calciatore non mi pare essere in discussione. Ricordiamo anche che comunque Isai è reduce degli europei, e tante volte i giocatori non reagiscono tutti allo stesso modo dopo una competizione così importante. Esatto, scusami, anzi, Claudio. In questo momento ci sono tanti giocatori che sono pronti per le nazionali, e il Napoli ne ha veramente tanti, anzi la regia dovrebbe avere anche lo schema, insomma l'immagine di tutti i giocatori che saranno impegnati nelle prossime sfide, questo l'ha preparato sempre Mauro Guerrera. E, insomma, veramente il Napoli ha tantissimi giocatori in nazionale, questa è una cosa che non fa tanto piacere a Sarri, però se non avesse giocatori in nazionale vuol dire che i nostri giocatori non sarebbero a livelli alti. Tra l'altro, poi, a proposito, quindi, di Usai, è interessante perché sfiderà Insigne, se dovesse giocare a sinistra, insomma, la sfida è la sfida. Io su Sarri
Premetto che sono sempre stato un sarriano fin da quando insomma è arrivato a Napoli, però io penso che da questo punto di quest'anno mi sarei aspettato una crescita sul piano più della comunicazione, perché Sarri ha giustamente criticato l'orario delle 12 e per la verità non è stato l'unico allenatore a criticarlo, però è altrettanto vero che se poi Sarri chiede un Napoli competitivo e che voglia in qualche modo vincere e quindi giustamente richiede ad esempio la conferma di Mertens o l'arrivo di altri fuori classe, dovrebbe sapere che l'orario delle 12:30 è il prime time in Cina e che quindi in questo non si può, tanto è vero che anche il derby di Milano si giocherà a quell'ora, così come Sarri dovrebbe sapere che se vuole un Napoli competitivo con tanti giocatori di esperienza deve in qualche modo fare i conti anche con giocatori che poi necessariamente sono chiamati anche con gli impegni della nazionale, che possono rappresentare un problema ma sono anche motivo di crescita, perché poi giocare in nazionale ti aumenta insomma non solo il valore del calciatore ma anche la personalità a cui abbiamo fatto riferimento anche insomma poc'anzi. Però in quest'ultima partita è stato anche un Napoli da record. Mauro, io chiedo a te, perché tu, come dico sempre, sei l'uomo delle statistiche, stai anche questo record speciale che ha ottenuto il Napoli in questa ultima partita, giusto? Per le 5 vittorie consecutive, in trasferta consecutive. In trasferta, però ci potrebbero preoccupare perché poi ci aspettano delle partite in casa, partite importantissime. No, ma guarda, forse sarà strano, ma proprio le partite con l'Inter e con la Lazio in trasferta, malgrado sia superiore il livello degli avversari, magari potrebbero essere anche più facili perché sono due squadre che provano a giocare. E magari con gli spazi aperti, non è detto, magari può succedere come con il Milan, dove siamo andati lì a dettare legge, a dimostrare di essere una grande squadra. Quindi contro le squadre che giocano, forse il Napoli potrebbe avere anche meno difficoltà. Non dimentichiamoci che siamo stati in vantaggio a Madrid, siamo stati in vantaggio con la Juventus, a Torino, in Coppa Italia. No, mi preoccupa che invece le prossime sfide siano in casa. Il problema è proprio in casa quest'anno, sembra strano, ma il San Paolo è stato terra di conquista per parecchie squadre. Esatto, il San Paolo dovrebbe aiutare, no? La squadra, il San Paolo quest'anno siamo in difficoltà, abbiamo 3 punti in meno rispetto all'anno scorso in casa. È vero, questa è una cosa... Secondo te perché, Antonio, abbiamo questi punti in meno quest'anno in casa proprio? Perché si chiudono le squadre avversarie. Diciamo che adesso il Napoli è anche una squadra che la studiano, perché tu sai, Sarri, il suo gioco cambia poco. No, il suo gioco è addirittura so che dalla Spagna stanno seguendo questo gioco, adesso lo stanno ammirando e poi fanno anche le contromosse, quindi si studiano un po', quindi magari l'anno scorso è stato più a ruota libero, quest'anno magari qualche squadra l'ha un po' riesce più... a tamponare, ecco, magari qualcuno ha saputo, ci stiamo primo tempo, secondo tempo attacchiamo, ma non lo so se è uscita fuori, perché mi hanno detto addirittura lo staff dei preparatori quest'anno è aumentato, quindi c'è stata un'entrata in più per migliorare la tenuta atletica, quindi però... se adesso dite questa cosa state, ecco, questo non bisogna dirlo, adesso se andai Juve dice facciamo una cosa, primo tempo 0-0, poi secondo tempo ci lasciano fare il gol, noi gli diciamo tutte queste statistiche non suggeriamo. Oggi voglio vincere 1-0, almeno che se ne studiassero loro, no, ma guarda che in Italia in Italia più bravi sono a studiare le squadre gli allenatori contro Roma, che anche se a Zeman l'inizio faceva, poi quando hanno preso le contromosse non vince più 7-0, perde 5-0, perché ci sono le contromosse adesso il Napoli, perché c'ha dei giocatori molto forti, però adesso le squadre prendono anche le contromisure, capito? Certo, Alessandro, ma il pubblico da casa, ho anche qualche domanda in particolare, visto che siamo addirittura finale di questa trasmissione e volevo parlare un po' di queste prossime sfide, Napoli-Juve in casa, lo dicevamo, la Juve l'affrontiamo sia in campionato che in Coppa Italia e quindi una doppia sfida con la squadra che al momento è in alto in classifica. C'è qualcuno che ha qualche domanda in particolare? Tante domande su difesa, sulle partite contro la Juventus, c'è tanto entusiasmo e molta positività per la doppia sfida con i bianconeri, ma la domanda che vorrei sottolineare è riguardo i limiti del Napoli, ovvero la domanda che ci fa Enrico da Portici è: i limiti della squadra sono solo tecnici e quindi riguardano soltanto il fattore campo oppure sfociano anche nel fattore societario? Questo pure è un argomento
Insomma, un po'... Io penso che insomma, dei limiti societari ci siano, e siano stati abbastanza evidenti in questa stagione, non solo in alcuni tweet francamente abbastanza discutibili, per come insomma, io vedo insomma, le cose, però in generale anche il silenzio stampa a un certo punto della stagione ha aiutato, anche il fatto che ad esempio quando i calciatori vanno in nazionale poi... esprimono un pensiero che spesso è limitato all'ombra del Vesuvio, vedi Insigne oggi, in generale è una società che fatta di grandi professionisti indubbiamente, ma che mi sembra carente in molti aspetti, c'è tempo e c'è modo di migliorare secondo me per avvicinarsi ai top club non solo italiani ma anche europei, perché soprattutto in una piazza come Napoli che è abbastanza complicata già di per sé, avere una società maggiormente strutturata sarebbe di fondamentale importanza per agevolare il lavoro dello staff tecnico, di Sarri in particolare, ma anche per isolare e tranquillizzare i calciatori, non farli parlare, allontanarli insomma dal contesto, non mi sembra una scelta molto saggia, è una scelta che poi stia portando a grandissimi risultati, perché magari far conoscere meglio i calciatori, evitando non solo il silenzio stampa, ma anche facendo concedere numero più cospicuo di interviste, facendo parlare un po' con tutti, come del resto avviene in altre piazze, sempre nel rispetto chiaramente dei diritti televisivi che oggi imperano insomma nel mondo del calcio, però sarebbe sicuramente un segnale di normalizzazione che secondo me manca a questa società. A me viene da fare una battuta, beh Antonio, i giocatori noi si scocciano di parlare ai microfoni dopo la partita, no? Spesso i giornalisti corrono dietro per l'intervista dopo partita o anche durante il break. No. Dipende. Dipende anche poi dal carattere, no, no, dipende da tante cose, dipende anche come è andata la partita, dipende certo. Come ti poni, dipende, c'è il giornalista che magari ti ha fatto l'altra volta una domanda, te l'ha fatta in un modo, ci sono tante cose, poi dopo la partita non è facile, che però come diceva giustamente anche qui a Napoli non è facile gestire questa stampa, questo modo, capito? Ci sono tante emittenti, tanti giornalisti, tanti. E anzi, io mi ricordo che noi avevamo poche trasmissioni, ma ci minacciavano dicendo, perché non eravamo legati alla società. Se io decidevo di no, ti fischiamo, non ti fischiamo. Invece è meglio che la società decide chi mandare, chi parla, che parlano solo. Sì, e poi c'era anche, scusami, c'era anche chi magari prendeva a me ragazzino, ti faceva qualche domandina per sapere qualcosa nello spogliatoio e ti metteva nei casini. Non è facile andare. Sì, ti vedono la Vezia alle 10 di sera, te lo dicono alle 2 di notte. Lasciamo stare. No, al di là di questo aspetto, scusami Claudio, ci sta anche un'altra cosa. Non facciamo i nomi perché il collega non c'è, quindi non è giusto fare il nome. Però Amsic ha fatto una dichiarazione dopo la partita di Empoli parlando di dobbiamo un attimino guardarci negli occhi e capire perché abbiamo avuto questo calo. E qualcuno ha detto, dalle parole di Amsic si evince che il gruppo è spaccato. Perché? Sono le stesse cose che ha detto tante volte Buffon. Buffon è capitano che dà l'esempio ai giovani. Ha detto una cosa semplice. Perfetto. Allora qualcuno ha voluto forzare questa dichiarazione facendola passare come una spaccatura. Non ci facciamo fregare. Allora, invece, siccome non è così, perché ha parlato da capitano per una volta e ha fatto bene. Ha detto la responsabilità è nostra. Perfetto. Perché vi facciamo un problema così? Confrontarsi, secondo me, una squadra quando c'è qualcosa che non va, è alla base il confronto nello spogliatoio. Scusami però, ma allora anche quando il presidente dopo Madrid ha fatto un'uscita, non è stata un'uscita chissà, hanno trovato giusto l'appiglio per creare un poco di, perché il presidente ha detto una cosa normale, che magari non la poteva dire alla stampa, doveva dirla, però non è che forse ha detto ha sbagliato la location, sì, ma che ha detto lasciato, di grave, che ha detto le, di quelle direzioni. Quello che ha detto della Rendis, perché insomma sono cose che poi chi nell'ambiente lo sa, perché francamente io non mi sono sorpreso del contenuto di quello che lui ha detto, perché la sua insofferenza per la gestione della rosa da parte di Sarri, pur riconoscendo a questo allenatore per la sua stessa missione però lui ha giustamente sollecitato l'allenatore ad avere una valorizzazione dell'intera rosa maggiore, insomma, che in un confronto dialettico francamente insomma ce l'aveva un po' dentro, diciamo, ce la faceva più, però ci sta insomma nel suo ruolo, tra l'altro perché poi
È chiaro che il presidente non dovrebbe quantomeno entrare in questioni di natura tecnica, però è altrettanto vero che l'allenatore, il presidente, deve tutelare il patrimonio della società. Quindi anche se magari non con questi modi e con questi tempi, ha fatto bene secondo me ad rendere pubblico il suo disappunto. Certo, poteva farlo in altre occasioni, però insomma si può sempre migliorare. Però scusami, è importante, sì, velocissimo. Però è importante sottolineare che Sarri ha utilizzato un giocatore in più rispetto a quello che ha fatto Allegri, addirittura tre in più di quando ne ha utilizzati Spalletti. Quindi alla fine l'ha utilizzati, però... Però Allegri non ha tenuto Piazza uno come Rogge in panchina per 6 mesi. Piazza sarà subito utilizzato, se ha tenuto anche l'anno scorso Dybala per 3 mesi in panchina. In chiusura, un nome secco, ora ci sono le nazionali, pausa nazionale, seguiremo le partite dei nostri giocatori, quelli che ci piacciono di più, quelli del Napoli ovviamente, ma il nome, ognuno di voi, voglio sentire un nome, quello che secondo voi può stupire e può fare bene in queste, anche nella propria nazionale. Un nome, uno su tutti. Antonio Garanato. Vai, puntiamo su Isai, dai. Isai. Che si riprende un ma po'. Ma io punto su Insigne. Insigne, bene. Finalmente pimpante. Mauro. Zielinski. E tu invece, Alessandro? Amsic. Amsic, è il capitano, insomma, fa sempre bene con la sua nazionale. Noi seguiremo ovviamente in questa settimana la nazionale, magari ci aggiorneremo su cosa faranno di buono, perché sicuramente faranno delle bellissime partite anche in nazionale. I nostri giocatori del Napoli, Sarri intanto continua gli allenamenti con coloro che restano qui a Napoli. E io però, siamo in dirittura finale, passo ai saluti e vedete, come vedete è tornato accanto a me Gbibbo. Gbibbo è il nostro portafortuna e quindi mi raccomando, anche nelle prossime sfide tu lavora. Noi ringraziamo intanto la redazione di 100% Napoli che ci ha seguito, ringraziamo Alessandro Guerrera che è stato alla postazione Facebook e che anche lui insomma ha seguito, ha risposto anche alle domande, perché lui intanto rispondeva anche sui social alle vostre domande, quindi grazie Alessandro di essere stato qui con noi questa sera. Ciao Delia, buonasera a te, a nostro partner, a tutti i telespettatori che stasera ci hanno seguito. E grazie a Mauro Guerrera, giornalista di 100% Napoli, come sempre, l'uomo delle statistiche, lo dico sempre, lui sempre molto preciso. Grazie a te Delia, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie mille a Claudio Zelli, lui ha una chiacchiera eccezionale, ci ha raccontato tante cose, insomma. Grazie a voi, forza Napoli. Ma soprattutto grazie anche ad Antonio Garrannate che questa sera ci ha tenuto compagnia, il tuo intervento è stato prezioso come sempre. Grazie a te. Grazie a Gbibbo, ma grazie soprattutto a voi da casa che ci seguite ogni martedì. Vi diamo appuntamento martedì prossimo, vi invito a seguirci anche nelle repliche che si terranno domani qui su Capri Event, dopodomani alle 20.30, quindi il giovedì alle 21.30 su Telecapri Sport. Inoltre vi invito a seguirci soprattutto sulla nostra pagina Facebook, cliccate mi piace, Capri Event, noi insomma aspettiamo i vostri commenti, quindi potete interagire con noi durante la settimana. E ringrazio il nostro cameraman Fabio Turco, la regia di Gerardo Tucci e il direttore di Capri Event Pasquale Turco, e vi diamo appuntamento martedì prossimo. Forza Napoli!